Ci siamo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Avete visto che ce l'abbiamo fatta a far partire questa cosa dopo, quant'è, 2 anni che ne parlavamo? Vi ho Ah, portato quindi Michele. avete visto? Esatto, e senza laggare, È incredibile. incredibile. Abbiamo dovuto solo aspettare che si trasferisse. Cioè, questa è la Sì, cosa. la morale è non basta la volontà, hai comunque No. perso, devi trovare la soluzione Sì. concreta. Devi Non c'è. pensare di partire perdendo. Quella è la È la filosofia. morale completa di tutto, perfetto, Esatto. grazie. Esatto. Beh, come stai? Guarda, cotto, in preda a il classico scatolame cartunesco c'è, Certo, dei però traslochi. ovviamente, in quanto siamo quel genere di persona, ho concentrato tutte le energie sul minimo indispensabile che riguarda sia lo studio, che è praticamente finito come se fosse perfetto, tranne gli ultimi lavori, il resto è Ok. ancora un disastro mordoriano. Quindi lo studio prima di tutto. Eh sì, Poi si dorme esatto, per terra sui cartoni delle scrivanie. ottimista. Quindi è così. Però dai, L'altro, sono contento. io volevo parlare proprio di quello. Altro che progetti, Ah, no, SNM infatti. 3.0, chi Ah, se già, ne parlate anche. Quindi arriva anche quello? Certo! E certo, ogni volta che fai uscire qualcosa, un progetto, hai visto il video che ha fatto su Pokémon? Hai visto? Certo, ragazzi, certo. Davvero? Però della casa ogni tanto ci arriva qualche informazione da Telegram, no? Che dici, mi è scoppiato il boiler, mi Sì. hanno appeso la televisione. Quindi io vorrei una lista, se il più approfondita possibile, di tutti i cazzi, Michele, che hai avuto con la casa, perché ovviamente, voglio dire, qui un sacco di gente sono relativamente coetanei e di traslochi. Probabilmente ne hanno fatti anche più di noi. È una mia curiosità, Michele, voglio sapere. Allora, intanto rispondo sì, Mike vi legge, ho la chat che posso Sì, è aprire multiple finestre. incredibile. Esatto. Quindi davvero la lista della spesa dei cazzi è la cosa più dolorosa che potessi chiedere. Allora, e che poi divento tremendo, rischio di. Devo cercare di essere delicato e non affibbiare tutte le colpe a quello che può essere la nostra civiltà, il popolo, la regione, il paesino, i presunti professionisti che gestiscono il tutto. Se vuoi, cancello il past broadcast, se vuoi. Allora. Credo che alcune di queste realtà siano state rimosse dalla mia memoria per protezione. Per protezione, però Addirittura. sì, no, perché ho passato delle settimane di una. Trasferirsi d'estate, avendo a che fare con persone che nemmeno vogliono lavorare e sono costrette a farlo tecnicamente perché pagate, ma questa è una presunzione che non implica alcuna forma di serietà nel proprio mestiere, ha causato un po' di. Va bene, allora partiamo un po' dall'inizio. Fondamentalmente, quando ho trovato questo posto, era un bunker, ossia una parete, delle pareti con delle finestre e delle porte, senza volture, senza nulla, senza qualcosa che potesse definirlo un luogo abitabile. Però Ok. era carino, in un posto giusto, e la prima cosa che ho chiesto, c'è la fibra? Sì. Presa. Anche perché io sono sicuramente meticoloso nelle cose, però so benissimo, conoscendomi, che se trovo qualcosa che mi piace anche poco a livello di forma di appunto edificio, deve andare bene, perché probabilmente tutti gli altri non mi sarebbero piaciuti a priori. Quindi se sento una Probabile. scintilla positiva vuol dire che non devo essere schizzinoso. Infatti, alla fin fine è veramente un postino, un posto carino. Però, con tanto di quelle persone che mi commentavano, te è una merda, io ho traslocato in 3 giorni. Poi gli rispondevi, sì, io sto costruendo. Ah, sei lento e stupido. Va bene. Certo. Va bene, esatto. È sicuramente così. Perché al di là del fatto che ho cominciato immediatamente a fare quelle cose da grandi che di solito non ti aspetteresti di dover fare, andarsi a registrare, andare a dire vado a comprare le cose di casa, che però contemporaneamente da una parte ti fanno sentire una larva della serie, oh no, non è, la pacchia è finita, dall'altra ti senti un po' grande, fa piacere, e contemporaneamente il fatto che tu possa anche solo lontanamente permettertelo nonostante debba stare attento. Oh, ho potuto comprare una mensola, cioè attenzione, non è una cosa che in qualche modo ti porta avanti anche Eh sì. perché ti mette in prospettiva, come molte altre cose, poi ti rimettono al tuo posto. Sono le altre prospettive quelle che arrivano, perché appunto ho comprato e mi hanno detto bene, perfetto, te le mandiamo a casa tra una cosa come 75 giorni. Ah, Miseria. ok,
Ok, d'accordo. Perché era il periodo, perché ho comprato nel periodo in cui i corrieri erano lenti, tutto andava male, allora vabbè, ok, tra un mese e mezzo, mettiamola così, 2 mesi e passa, arriveranno le cose. Mentre compravo cose più piccole per poter, intanto le vulture si attivavano, eccetera, eccetera. Ora, i casini sono arrivati tutti consecutivi quando sono cominciate ad arrivare le cose, perché la metà delle volte non sapevano dove andare, perché è un paesino piccolo e non centro storico e non sanno dove andare. Non ti chiamano al telefono e dove, se ti vogliono chiamare al telefono, giustamente non prende, perché comunque io mi sono trasferito, ma la civiltà non ti segue. Cioè, io per quanto abbia migliorato la mia situazione, certe cose non cambiano mai. Quindi, da una parte il telefono non prende, dall'altra non ti danno il numero dei corrieri perché si presume, non so quale sia il motivo, ma È immagino, vero. non possiamo contattarli, ma sono i vostri corrieri. Ma cerca sul sito. Va bene? Va bene? Vai sul sito e ovviamente questi sono quei corrieri che mettono il numero, secondo me, falso. Cioè, perché tu hai il numero, chiami magari per 4 giorni, se chiami per 4 giorni, e sono passati 4 giorni, cioè sono passati 4 giorni. Tra Esatto, l'altro. hai passato del tempo, hai buttato quello che poteva essere un buon momento per vivere. E invece stai lì a chiamare tutto il giorno, una cosa come 45 minuti ogni chiamata per 24 ore, anche più spesso, magari ogni tanto un quarto d'ora nelle ore mie, ed è sempre un: ah, non c'è nessuno per rispondere, chiama più tardi. Poi vai a vedere un secondo e trovi i siti, la gente che è disperata che dice che sono dei criminali, però capisci il perché. Poi arrivano, e lì, ecco qua è difficile il past broadcast. Poi arrivano, devo essere allora, filtro, pace, no? Fiori che fioriscono, Assorbi. giardini, fondale di Windows XP, perché arrivano e se parlano italiano, lo fanno in maniera difficilmente comprensibile. Ti guardano come se fossi un pezzo di merda, perché li hai costretti a venire a casa tua, nonostante fosse il loro lavoro e siano pagati per questo. D'estate. D'estasi. E ormai stiamo parlando di settembre. È giusto. Arrivano e poi li senti borbottare fra di loro cose che tu vorresti veramente trovare al massimo in un fantozzi. E dici, ma che bella! Però ovviamente poi pensi che Fantozzi è uno specchio della realtà e dici, e non pensavo così tanto, perché se li senti borbottare, no? E io questo è che non siamo ancora in Black Mirror, per sfortuna o per fortuna, quindi non avevo la registrazione retinica, però dici, ok, ah, aspetta, fammi questa cosa, no, tu lo sai che non sono mica andato a scuola, va bene, Porca miseria. ho una gran voglia di vedervi montare casa mia. E quindi insomma, si spalleggiavano così, e infatti io non ho una cosa dritta in casa, però comunque è montata. Me la ricordo la foto dello schermo della televisione. No, la televisione arriva dopo, carino. questo parlando delle mensole. E Cazzo. contemporaneamente, appena entrato in casa, con coloro che sono arrivati per la prima volta a montare qualcosa, nel mentre si facevano lo spalleggio perché non erano capaci a farlo, ma non sto parlando, non ho comprato da. Io ho comprato da IKEA e Mondoconvenienza, cioè posti che dovrebbero. Cioè, sono grossi, non ho comprato da Bob lo zozzone. Giusto. Ok, e praticamente quello che accade è che appena cominciamo a lavorare, arrivano i vicini, anziani, volgari, aggressivi. Io apro la porta di quello che è il passaggio alla mia vita nuova, neo adulta, diciamo, perché vabbè, ci sono molti step che ti portano alla adulthood, però Certo. vivere da soli in autonomia è una di quelle più avanti. E arrivano questi che urlano come nei cartoni animati. E tu però non puoi ovviamente utilizzare un fucile dell'acme. E quindi vai lì e questi cominciano a dire che non è possibile, che si fa rumore. Io ho fatto: sto costruendo la casa, è naturale che ci sia rumore, no? E poi ci sono le combinazioni che sono marfiniane. No, perché quello è arrivato dall'ospedale oggi, mi crepa, mi muore! Dio buono, Cazzo. ma signore mio, che abiti nei cieli! Allora, o lo facevi morire prima, o mi permettevi Porca perlomeno. miseria, veramente. E allora dici, vabbè, che poi ovviamente lì non hai idea. Non hai idea, è la tua prima volta, non hai esperienza. Io posso affrontare un sacco di cose ormai, anche con in qualche modo ironia e superiorità. Eh Ma beh. è la prima volta. E dici: questi ci hanno messo 2 mesi ad arrivare, mortacci loro. Se adesso li devo mandare via, qual è il mio futuro? Che succede? No?
Allora, io vi ho detto, vabbè, provate a questo punto a fare tutto ciò che non richiede rumore, perché io non sono il tipo che dice chiama la polizia, vi mando a fare in culo, voi vecchiacci, no. Ovviamente. Dico, la vedi lì che in realtà è chiaramente animalesca, ignorante e cattiva, però lo fa perché è preoccupata in qualche modo. Vabbè, non puoi fare la merda. No, scusa, ok. Io mi sono sentito tristissimo, vabbè, perlomeno costruite tutto ciò che non richiede trapanature o qualcosa che faccia rumore. Ma loro erano delicati come un gorilla in guerra, quindi fondamentalmente a un certo punto ho detto io non capisco come non riusciate a utilizzare il pollice opponibile come potrebbe fare qualunque essere umano in grado di costruire qualcosa senza necessariamente prenderlo a martellate, quando in realtà non erano le cose, io non sto facendo lo scemo, so a cosa serve dare una martellata e cosa no, o comunque perlomeno fate qualcosa di minimo per poi la prossima volta dare solo le martellate, no, perché probabilmente non se lo sarebbero ricordato. Non riesco a essere molto tollerante. No, è giusto. E poi se ne vanno e mi fanno firmare il foglio con su scritto che sono io che ho interrotto, eccetera. Cazzo. Poi ogni volta, sì, però io ogni volta che leggevo, non c'è stata una volta nei successivi mesi in cui sono arrivati che non ho dovuto cancellare una frase e riscriverla, perché il modo in cui si paravano il culo era imbarazzante. Oddio, anche quando facevano cazzate, cioè, Michele, esatto. E non solo, la volta successiva che sono arrivati erano altri e non arrivavano. Ok, vabbè, chiamo, mi date il numero di questo corriere. Ah, questa volta possiamo perché sono partiti. Brava, chiamo, mi risponde questo di nuovo senza alcuna capacità comunicativa. Dio buone, non sto chiedendo che mi parli un perfetto italiano, ma parlo di cortesia umana, puoi anche fare i grugniti, ma falli in maniera umana, come sai, sei al mio servizio, cazzo, in teoria. No, perché tu non ci hai detto che era un centro storico, è impossibile, c'è la ZTL, eccetera. Io esco, ma c'è scritto varco aperto, e appunto! Il varco aperto vuol dire che non è chiuso, è acceso. No! Andiamo alla polizia a chiedere. Io? Sono andati. Eh sì, è aperto, vuol dire che potete passare. Oh. Andiamo? Grazie. Ed è passata l'ora per cui eravamo di nuovo nel momento in cui c'era il tizio che doveva dormire, quindi non ha potuto lavorare. No, vabbè, Michele. Adesso capisci? Sei lento e stupido, non ti impegni, ti ozzi. Io ci ho messo 2 ore a trasferirmi fino al Burundi. Bravo, sono contento per te. Mio Dio. Ok. Sto sudando io, eh. Detto questo, sto solo parlando delle mensole, di un armadio, di una libreria, non è che sto parlando di wow, appunto. Per questo quando poi il ragazzo che mi ha fatto l'acustica dello studio in 4 ore ha fatto tutto sì, sono proprio i giovani il problema, porca miseria. La magia della professionalità, no? Esatto. Questa... anche finalmente ho detto bene, perfetto, adesso la casa è abitabile, sono arrivate, si sono attivate le volture, anche lì qualche noia, ma noie che io, le noie che possiamo avere tutti è vita. Quelle no, quelle sono extra, quelle sono appunto da raccontare in una chiacchierata. Quindi vabbè, al di là degli sguidi che si può avere sempre, ossia il documento lento, la burocrazia stupida, certo, la firma che non entra, la tizia al bancone che non sa dove vive, cosa sta facendo, quello fa parte dell'Italia. Cioè, si mette in conto quello. Non solo dell'Italia, probabilmente. Quindi arrivo al momento in cui, ok, perfetto, a questo punto... comincio a portare un po' di quelle cose importanti e metto un televisore con cui lavoro, ovviamente, perché può essere utile per varie ragioni. Bene. Arrivano di nuovo quelli e li rivedo entrare. E erano quelli della prima volta. Ho fatto, ma siete in 5? Cioè, questo era Unieuro e aveva lo stesso tecnico dell'IKEA. Sì, sono in 4, in 5. E quindi, oh mamma mia, quindi avete voi questa zona? Ho pensato tra me, è finita, no? E questi che guardano il Vesa da montare al muro, che non ci... io non ho voluto fare niente, perché ho detto, beh, mi offrono un servizio, io da solo non ho una grande manualità, dovrei metterci con un po' di pazienza, almeno posso fare altro nel mentre loro lavorano a qualcosa di... hanno attaccato il Vesa,
utilizzando, questo ancora è così, non, questo non l'ho ancora cambiato perché non ho cuore né voglia né... Ah no, allora L'hai praticamente lasciato così, Michele? attualmente mi accontento. Perché per correggerlo bisogna fare una roba, perché poi non è casa mia, cioè qui è un casino. Giusto. Praticamente hanno, cioè, i VESA, queste impalcature hanno dei fori per gli agganci che si attaccano al muro per dare equilibrio. Esattamente, non bisogna sapere, è roba da videogioco. Se tu hai, che so, 8 fori che devono creare una forma di, diciamo, appoggio del peso, una sua Sì. distribuzione. E hai qualcosa come 6 viti, non ne metti 3 tutte al centro, perché così non serve aver studiato fisica al liceo, non serve avere una mente attiva, penso, basti sapere come funziona il mondo intorno a te per capire che molto probabilmente il peso non viene ben distribuito, altrimenti i buchi che cazzo li hanno fatto fare, cari tecnici di ogni euro, no? E quindi vabbè, l'hanno montato così. È rimasto così e quindi il televisore è storto. Perfetto. L'unico modo che si può fare, questo non lo sapevo perché lì appunto è una questione di competenza e io questi meccanismi non li conoscevo, che ho potuto notare solo dopo che se ne sono andati, è che ai lati, lì di nuovo basta intuizione, ci sono delle viti che mi ha anche confermato il ragazzo che poi è arrivato a farmi l'acustica, ha fatto ma questa cosa, ma basta una cacciavite perché puoi tranquillamente... Bilanciare sono fatti apposta quando si sbaglia qualcosa. Ah, hanno Certo. anche preventivato. Ah, perfetto, quindi qualcosa riuscirò a fare. Contemporaneamente, perché è quasi finita perché non vado nei dettagli di altre cose, però non sto parlando della lavatrice, della lavastoviglie, non vi dico quelli che entravano. Ah, ma a me manca il tubo! Sì, dovevi portarlo, cioè, è il tuo lavoro? No? Certo. Eh no, il trasformatore di questa cosa, io non lo porto mai perché non c'è mai. D'accordo. Andiamo a ferramenta. Ferramenta di Cerveteri o dei vari paesini, tipo Bracciano, Manzina. Di solito che succede? Succede che tu vai lì e fai. Sono persone gentilissime. Alcuni sono dei patati meravigliosi. Però gli chiedi una cosa, è che non ce l'hanno. Cioè, non ce l'hanno perché È ovvio. hanno il chiodo. E lo scotch. E quindi ti guardano con quello sguardo perso ogni tanto quando gli chiedi qualcosa di leggermente più complesso, ma come se non l'avessero mai sentito nominare. E il fatto è questo, che non sono tutte scimmie, perché talvolta, ma alcuni di essi, quelli bravi, quelli che magari amano anche il loro lavoro, non sanno di che parli, perché loro lo chiamano in modo paesano. Oh Tipo, no! ah, l'accruccolo! Sì. Questo cruccolo qua? Sì. Vai a casa. Vedi che mi serviva l'accruccolo? Bravo. Bravo. E quindi monti la lavastoviglie, poi vai bene col pezzo. Ah, con lo scoglio. Questa casa deve esplodere da un momento all'altro. E va bene. Perfetto. Poi ovviamente in ogni caso, cosa che non penso sia... Cioè, non sto parlando di offrire il caffè a chi entra, sto parlando del fatto che ogni volta comunque ho dovuto sempre aiutare tutti a portare le cose perché ti guardavano male, erano storti, stanchi. Cioè, ho capito, ma io comunque ho pagato, mi prego, portate le vostre cose. Vabbè, ok, e va bene. Quindi il televisore montato, perfetto, lo accendo. Allora, no, beh, in realtà qui sto tagliando dei pezzi perché era talmente storto che era un pochino inutilizzabile. Quindi a Dio quel mio. punto loro se ne sono andati e ogni volta che se ne andavano, ho detto, abbiamo provato il televisore? No, avevamo montato il televisore, non l'abbiamo provato. Linea e firma, grazie. Azz. Sì, no, ma cose incredibili, tipo, ah, lui, siamo in ritardo perché lui non ci ha detto che c'era la ZTL. Barra. Siete in ritardo perché siete degli incoglioniti. Allora, ok, ma è lunga. Perché poi se ne sono andati. Io che era storto, io ero ancora nel processo, mentre in molte cose sono un po' svezzato, per quanto concerne il tecnico di una multinazionale o comunque multiregionale, eccetera, che ti va ogni euro, penso che sia, dal nome presumo, però chissà, non lo so. E vai a montare e tu nella tua bolla nonostante le tue esperienze di vita pensi mi hanno montato un televisore, non gli ho chiesto di montare una sorta di nucleo radioattivo che mi serve Veramente. per fare un viaggio nel tempo, quindi vai lì, poi entri nella tua stanza, non finito, grazie, grazie,
abbiamo montato, provato, no, solo montato, grazie, vai, e poi lo vedi che è storto così, fai... Al che li ho chiamati, no, lo vedi, è normale, no, che la bolla era giusta, ma lì entra in gioco il cervello di un buonino, se lo vedi che è storto e la bolla è giusta, hai messo male la bolla, coglione, c'è qualcosa che non va, lì entra, cioè, non è che stiamo su un pendio, siamo ancora su questa placca tettonica che è abbastanza stabile per romperla per ora, quindi va bene, a quel punto è successa la magia, evidentemente qualcosa è arrivato alle orecchie di qualcuno, perché oddio, questa storia, esatto, mi ha chiamato il direttore, mi ha chiamato il direttore al telefono, sono il direttore di Miaro, che succede? Oh. Adesso le racconto che succede. Ero un pochino alterato. E al che, dico, beh, sì, è questo, è quest'altro, a un certo punto mi chiama la ditta dei corrieri, dove sono? Sono usciti, li facciamo tornare. Bravi. Bicchia. Questi tornano, pensa come tornano, questi praticamente... animali incazzati, non volevano lavorare, non c'avevano voglia, pensavo che era tutto bene, hanno visto, ho preso io il giochino della bolla, l'ho preso io, l'ho messo e ho postato le foto, tempo dietro c'era la bolla che stava per rompere la plastica, non c'era fuori, come avete fatto a dire che era dritta questa cosa? Era dritta! Che pensi a Oxford, in cui io sono stato 4 giorni a trovare mia sorella anni fa, sono andato in hotel, la notte per fortuna nessuno si è fatto male, ma è esplosa la strada perché un tubo è saltato in aria. Dio mio. Mi sono svegliato, cratere, weekend, la strada era nuova. Io penso al televisore con le tre viti attaccato storto, con cui la bolla era dritta e il varco era aperto. Vabbè. Io mi immagino loro che sono usciti dopo che ti hanno attaccato il televisore dicendoti che era dritto, uscendo dicendo, ma che cazzo è che si fa montare su una parete il televisore, ma appoggialo su un cazzo di mobile come fanno tutti, tu giustamente, esatto. Scusi. No, e quindi è finita, perché poi sono tornati, lo hanno raddrizzato, è rimasto storto perché appunto hanno raddrizzato il VESA, ma era comunque montato col peso distribuito male, quindi certo, è comunque storto. È certo. Ovviamente. E tempo 72 ore, vuoi che il televisore non ha un burn-in pazzesco ed è rottissimo e quindi andrebbe cambiato? Perfetto, quindi il televisore era, tra virgolette, difettoso. No, tra virgolette rotto, ma difettoso. Perfetto. Contatto, dico, beh, c'è il burn-in. Ah, ma il burn-in non è in garanzia. Ah. Perché? Perché c'hanno anche le altre marche il problema. Scusami? Ah. Te lo mando poi su Telegram. C'è scritto che questo fenomeno non viene risarcito, eccetera, perché anche le altre marche hanno questo problema. E quindi, suca. quindi io, a questo punto da solo, no? Prima da solo, poi ho dovuto perché... Poi è arrivato il ragazzo, ormai il ragazzo che mi ha fatto l'acustica è l'unico tecnico che faccio entrare in casa, è diventato un tuttofare. Abbiamo preso quel televisore col burn-in, che va bene, messo nella scatola, e lì, ultima epopea, ne ho comprato un altro, con la più grande forma di ulcera animica, proprio dell'anima, che potessi avere. Immagino. Perché, quanti soldi bruciati per merda, cioè, cazzo! Dovrebbe essere va bene, perfetto. Compro un televisore, ovviamente, perché la vita è questa, molto meno performante perché costasse meno. Certo. L'investimento l'avevo fatto, addio. E l'ultima parte riguarda il fatto che questo televisore non arrivava. Vabbè, che vuoi che sia, l'ho comprato il 9 dicembre. Siamo al 15-16, provo a schiedere, infatti effettivamente la tecnica, l'assistente della chat mi ha detto non ti preoccupare, il fatto è che entro i 10 giorni non dovresti poter sapere nulla, dai 10 giorni in poi dovrebbe esserci una notifica di spedizione. Che mi sembra comunque tanto, oltre i 10 giorni anche solo avere la notifica. Lo so, infatti sono... Però perché c'è scritto entro i 10 giorni aveva la notifica, lei mi ha detto oltre perché ormai sapeva che eravamo al 15 dicembre. E mi capisco, di nuovo, sempre i ragazzi mi consigliano questi acquisti. Io no, guarda, io ne ho comprati 2 in 3 giorni, mi sono arrivati entrambi. Ci credo, ma non ho dubbio a crederlo, non è questo il problema. Evidentemente c'è la nuvola, però non arriva, va bene. Passa il giorno, è spedito. Oh, arca,
Che culo, dai, è soltanto il 20 dicembre. E l'ho comprato il 9. E prende la serie, no, se diciamo lo stronzo non fai mai un cazzo, io ci ho messo 2 giorni, ma mi fa piacere per te che ci hai messo 2 giorni a trasferirti. Quindi, che succede? Succede che mi chiama, incredibile, mi chiamano, c'è il segnale, a quel punto ho pensato che il mio malessere fosse finito, almeno in questo insieme di eventi. Allora, ti va bene se lo mandiamo domani tra le 14 e le 18? Perfetto. Io conosco i miei polli, conosco la mia vita e conosco la campagna. Mi raccomando, avete il mio numero di telefono, datelo ai corrieri, chiamatemi. Se non trovate la via, chiamatemi. Chiamatemi a priori mezz'ora prima, chiamatemi e basta. Okay? Perché ultimamente quando arriva la posta, o la faccio andare a fermo posta, o il corriere mi chiama prima, perché tanto non riuscirebbe ad arrivare a casa mia con. Porca miseria. Non è difficile. Basta un navigatore che esiste da 20 anni. Cioè, fai il lavoro e non usi un navigatore nel 2020, sei una merda. Madonna. Comunque, nessuno usa un navigatore evidentemente qui, perché nessuno riesce ad arrivare in queste zone. Non è veramente il picco abruzzese, eh? È un comune enorme. Cioè, non dico, cioè, veramente, Mazza. non è. Vabbè, ok. Non, cosa, non capisco, non capisco. Non posso essere. Cioè, non posso, cioè, o sono tutti troppo inferiori, ma non penso. Com'è possibile? Cioè, un cellulare da quanto? 49 euro ti fa un navigatore della Madonna. Vabbè, ok. È il tuo lavoro, ma avrai anche il piacere di farlo bene, no? Non ti dà una sensazione positiva? Non lo so, non importa. Vabbè, fai un survey. Non passano, non chiamano, non chiamano, non chiamano, non passano. Finisce la giornata e io comincio già a sentire l'odore. Ah, bene, allora faccio. Scrivo all'assistenza. Non sono passati. Non hanno chiamato? No. Ah, sollecitiamo. Grazie. Giorno dopo, 21 dicembre. Non Cazzo. passano. Non passano. Non passano. Scrivo all'assistenza. Ma sono passati. No, non sono passati. Oh, quella roba lì. Mi hanno mandato la foto del citofono. Posso vederla? No. Perché non puoi vederla? No, ma. Ma perché non possiamo mandarle? Non ci sono gli allegati nella chat. Ah, ti do il mio WhatsApp, me la fai vedere? No, non posso. Va bene. Bastardi. Ok, va bene. Sollecitiamo? Sì. Arriva il 22. Apro 1 euro. Tracciabilità. Perché vai lì per aprire la chat. Consegnato. Aspetta un momento. Come consegnato? Il mio televisore qua non c'è. Pezzi di merda. Come Oh consegnato? no. Assistenza, direttore, chiamo tutti. Qui mi dice che è consegnato, no? Sul sito è consegnato, non mi fa neanche aprire l'assistenza perché ormai è consegnato. Mi è arrivata la mail di review, porca puttana. Oh. Cosa ne pensi del tuo nuovo televisore? Michele, c'è proprio scritto Michele, cosa ne pensi? Eh sì, perché c'è l'account, Michele, no? Cosa ne pensi del televisore? Non mi è arrivato, pezzi di merda. Vabbè, ok. Sollecitiamo? No, 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 no. Il sollecito abbiamo visto cosa ha causato. Sollecitate forte, cioè fate qualcosa. Sollecitate forte. Passano 2 giorni, si arriva al 24. Natale, vabbè, ormai non mi risponde più nessuno. Sono lì col consegnato. Lui c'era, io ho già perso praticamente 1500 euro, quello rotto prima, ne ho spesi magari 1000 per questo. Stiamo praticamente a stipendi buttati così a brucio. Per un Perché a televisore. che serve risparmiare nella vita? E praticamente vai lì, consegnato, passa il Natale, auguri, 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 tutti a gioia. E mentre lì la casa va in putrefazione perché c'è tutti i pezzi a terra del vecchio televisore. Ok, arriva il Santo Stefano, consegna. Sollecitiamo? Sì. Il 28 non è più consegnato. Oh, se ne sono resi conto. No, Bravi, dai. bravi, bravissimi. Apprezzo moltissimo. Tesori. Il giorno dopo non arriva. Vabbè. Ma mi chiamate? Il 31 praticamente arriva, inizio gennaio. Mi chiamano. E lì lo so che tutti rideranno. Lo so che tutti riderete, so che tu riderai. Più di adesso, perché è incredibile, Sì, c'è un finale a sorpresa. adesso il finale a sorpresa.
però è vero. Mi chiama il camion e io lo riconosco. No. Ma sì, abbiamo, siamo noi. Loro. Loro. Siamo noi. Ah, ecco perché avevate trovato il citofono. Eh sì, non gli ho chiesto perché non hanno suonato. Non importa. Perché ero in casa e bastava chiamarmi. Se avevate già il mio numero, pezzi di merda, cos'è? Volevate farvi la giornata libera. Non so che dire. Però perché dire che è consegnato? Perché non vi si incuri, no? Perché avete già fatto i paraculo altre volte. Cazzo. Eh già. Allora, li faccio entrare. Portano il televisore. Te lo montiamo? No. Lo faccio posare. E li faccio andare via. Non li ho fatto neanche montare, via. E questa è allora la fine della storia. Hai pianto, Michele? Perché io avrei pianto. Io... per sfogarsi. Io... Scusami, sì, guarda che è veramente parti di trama di un film comico italiano degli anni 70. Pierino, questo è Pierino. Cioè, è una roba incredibile sta roba. Scusami. Adesso ho il terrore di comprare. Cioè, wow, ok. Cioè, io... Boh. Quindi questo è una parte di... Però è stato bello raccontare. Eh no, sì, cioè... Io volevo chiedertelo assolutamente perché... Visti tutti i micro aggiornamenti che facevi durante il trasloco, ho detto, beh, da raccontare ne avrà fino a sopra i capelli, quindi hai superato le mie aspettative, assolutamente, quindi sono molto contento. Stupendo, è un piacere. Sì, poi ho visto che recentemente anche la caldaia credo abbia avuto un problema. Giusto, poteva andare poggi. Poteva andare poggi, esattamente. Caldaia, carino. Oh... Allora, l'unica cosa che può dare giovamento a un essere umano in un momento di comunque dispiacere emotivo è una doccia calda, no? Perfetto. Il calore, l'affetto, come un abbraccio di qualcuno che vuole bene. E... Va bene, io ovviamente pronto ad affrontare piccole realtà da adulto, che vuol dire gestire la propria casa, e va bene, attento ai caloriferi, studia un po' la caldaia, fai lo spurgo, bla bla bla, insomma stai attento a due cose, perfetto. Ah, che bello, sì, è come gestiamo la situazione. Però... gestire questa situazione era un po' scomodo, perché la caldaia ogni tanto si spegneva, non funzionava, faceva errori, e poi purtroppo questo è naturale, non è certamente l'Italia o il paesino. Quando si parla di tecnicità, anche per una facilità d'utilizzo da parte dei tecnici che sono pagati ed esistono, è praticamente come quelli che possono essere i SEO, che sono quelli che gestiscono gli algoritmi dei siti. Esistono perché i siti sono complicati, e i siti sono complicati per farli esistere. Certo. Cioè è una simbiosi, no? Come quello che può essere la sicurezza aeroportuale. Sono lavori che ne esistono per certe conseguenze di meccanismi, che diventa, sembra una mafia, ma in realtà non è così. È il nostro sistema, l'abbiamo costruito noi così. Però quindi, quando hai un errore alla caldaia, c'è scritto... E10-0F4. Va bene. Io, perché non c'è una leggenda davanti alla caldaia? Perché devi chiamare il tecnico? Certo. È giusto, va bene. Ok, l'autodidattismo è possibile tramite i manuali, però giustamente, lo stesso motivo per il quale ho fatto montare le cose, mamma mia, mai più, presumi ti fa piacere di scegliere qualcuno che sia più professionale di te nel farlo. Gesù. Al che io fino ad ora ho sempre fatto quello che farebbe qualunque essere umano senziente, premere tutti i tasti a caso. Orca, e molte volte si accendeva, perfetto, a posto. Fino a che non è arrivato un errore un pochino invece meno software, probabilmente più hardware, chiamiamolo così, e i tasti non servivano a niente. Anche perché la cosa più fastidiosa sono quando i tasti sono non danno nessun feedback, quindi il reset non ti fa apparire reset, lo premi e ogni tanto riparte, ma se sta già ok non fa apparire nulla sullo schermo, quindi cioè sono tasti durissimi, morbidi, che entrano e fanno, avrà dato l'input, ma cioè, sarà entrato sto reset, è fastidiosissimo. Perfetto, va bene, stavolta non funzionava e io effettivamente proprio per mancanza di esperienza di vita a riguardo non ho mai avuto a che fare con una caldaia. È vero. Quindi, non avendone mai avuto a che fare, pensavo che fosse tutto ok. Chiunque abbia mai visto una caldaia, ancora il colpo di scena non c'è, l'avrebbe guardata e detto, ma che cazzo hanno fatto? Io no, ovviamente.
Quindi cerco online e il modello della mia caldaia, l'unico che aveva avuto quel problema, era un polacco su YouTube. Hai presente quei video che fanno i meme, tipo dei russi che ballano nel freddo nel gelo? Sì. C'era questo che parlava in croato, attraverso un linguaggio complessissimo, perché era tecnico. E quindi avevi un tecnico che parlava russo o polacco, questo ancora non l'ho capito, con un video in cirillico, ma ho visto che era la mia caldaia e il Covid è universale. Quindi è quello. Ho aperto e c'era questo che, con un'eleganza bellissima in mezzo a quelli che erano stalagmiti di ghiaccio, probabilmente senzienti, prende questa cosa, gira una manopola, fa, risolto. Bene. E, ok, poi ho scoperto che era un modello leggermente diverso. Però, che succede? Io vado lì, guardo la caldaia e faccio, aspetta un momento. Aspetta un momento. Perché ho scoperto, a 30 anni fa un po' ridere, però con le caldaie effettivamente non avevo avuto a che fare, che i comandi delle caldaie, e tutti quelli che possono essere i vari gestori della pressione, gli spurghi e così via, tutto quello che riguarda la tecnicità della caldaia è sotto. Praticamente tu hai la caldaia e sotto hai tutti i controlli fisici. Sì, sì. È montata a terra. Ma Michele, quindi, io non so chi è stato. C'è la possibilità di infilarci una mano sotto. Però c'è lo spazio che saranno circa, non voglio essere assolutamente onesto, saranno circa 6 centimetri, qualcosa del genere. E ovviamente ovviamente è montata, ovviamente io non ho un giardino o un balcone, ho un piccolo attico, chiamiamolo così, sul tetto di questo edificio storico, che sarà 2x2, ok, no? Su cui c'è ovviamente la più popolare, famosa, aggressiva e assolutamente territoriale popolazione di piccioni dell'intera nazione. La gang. Esatto, quindi al di là del fatto che aprire quella cosa vuol dire cominciare a viaggiare in un mare di merda, tu ti devi coricare a terra immerso, no? Nella pulizia, anche se pulisci basta, dovrò metterci qualcosa per spaventarli ovviamente, però insomma non avevo voglia di farlo. Quindi stenderti, infilare la mano, che fa quasi male perché c'è poco cazzo di spazio sotto la caldaia, e dire, benissimo, io so, grazie a quel polacco russo, che esiste una manopola e che devo girarla e poi controllare quello che è appunto il misuratore della pressione, che io non posso vedere da qui perché è troppo basso. E io vedevo tutti questi video in cui la gente apriva degli armadi, da case bellissime, e qui c'era questa manopola e lui la guardava così e lavorava, e io ero invece coricato così, bestemmiando ogni possibile divinità del Pantheon di Dungeons and Dragons e facendomi male cane col freddo. Ovviamente un secondo prima ero in accappatoio, quindi non mi ero neanche coperto troppo, un freddo boia a toccare tutto, pensando, prima qui salto in aria, questa era la mia fine. Quindi provavo a toccare tutto, e a un certo punto sento qualcosa di vagamente fallico e faccio, eccolo, potrebbe essere lui. Al che lo stiore comincia a soffiare per la pressione. Ah, è lui, al che praticamente mi preordino delle sedute da chiropratico e cerco di aggiustare, e va a pressione. Ha funzionato, mi sento ovviamente MacGyver. Certo. L'uomo più competente e bravo del mondo, perché grazie a quel polacco ce l'ho fatta. eroe, unico eroe. E chiudo, poi vado a cercare l'errore anche online, trovo un sito italiano in cui dicono, se c'è questo errore siete fottuti, dovete cambiare tutto, non è vero, perché l'ho risolto, però fa la stronzetta, diciamo così, è abbastanza instabile, quindi anche la doccia è un, speriamo bene, certo. Bene. E dovrò farle un controllo, ovviamente classico, da parte di qualcuno che dovrò cercare, perché qui non ci sono tecnici di fiducia, il proprietario dice, l'ho comprata, beh, bravo. Cazzo. Però è montata a terra. Ma non gli... Scusa...
cioè veramente è proprio una cavolata questa cosa qui. Cioè l'unica cosa che non dovevano fare con la caldaia, visto che ha tutta la manutenzione al di sotto, era montarla a terra. Cioè sì, l'unica una cosa non dovevano fare. Perché questa casa, cioè io immagino che non volessero la caldaia in casa, chi era prima qui, e l'ha voluta mettere in quel posto, ma quel posto è a cielo, cioè non ha una parete, è a cielo, non c'è niente, c'è una parete alta 1,30 m. Porca miseria. E quindi è praticamente un balcone da videogioco, cioè non c'è nulla, è praticamente un target per le cacche di piccioni. Sì. E quindi l'hanno montata a terra, che essendo costruita da un'azienda, è una caldaia ed è costruita affinché non possa appoggiare a terra, perché ovviamente ha delle cose che la sospendono affinché ci sia uno spazio sotto per costruzione, ma non è stata sollevata un minimo per lo scopo di manutenzione. Quindi io la vedo in questo modo, l'unica persona che può lavorare a quella caldaia è come io potrei lavorare alla keyboard mentre monto su Premiere, per esempio, cioè non guardando. Ovviamente, ma loro ce la farebbero sicuramente. Ho capito, però stronzo. Cazzo, ma io spero non l'abbiano fatto per quello. Sì, l'avranno anche fatto per quello, ma non pensare che il tecnico non debba coricarsi in mezzo alla merda comunque, perché è sì, veramente infatti, male. Comunque, cioè, è scomodo, è stupido. Cioè, ma mettila in una parete, mettila in bagno, non me ne frega niente, ma costruisci qualcosa. Magari, chissà come è costruita questa casa, cioè, come si collegano le varie realtà, però vaffanculo. Perché c'è... dal cuore proprio, perché sì, se no esatto. non vai avanti. Cazzo, Michele, mi dispiace un sacco, in parte perché stiamo ridendo tutti tantissimo, perché però dai, non... ma adesso hai un po' di pace, un po' di pace da gennaio 2019. Beh, queste cose sono successe da gennaio 2019. Come? Però, la caldaia dell'ultima settimana. Cazzo. Però ho pace e prima di una prossima tempesta, che spero che non sia come quella precedente, nel senso che adesso mancano ancora numerosi mobili, mancano alcune cosine, però adesso sono qui e in teoria quello che faccio è per migliorare, non per fare. Quindi sì, quindi c'è ancora quel periodo quasi di transizione dove ancora non è stabile niente. Però sì, me lo auguro. È Speriamo un po' tutti dopo sta storia. Una dormita serena, una doccia calda e una dormita serena, insomma. Esatto. Mamma mia, comunque, grazie. Parlando di cose meno divertenti, perché... Oh. No, quando ti sarai un attimo assestato, sì. Vuoi, perché tu continui a punzecchiare, no? A tirare piccoli, piccoli dardi di questo Sabaku no Maiko 3.0. Qualcosina, cioè cosa... Ti immagino che tu, una volta stabilizzato per il Sabaku no Maiko 3.0, bombarderai il canale, bombarderai tutti quanti, quindi voglio sapere che cosa dobbiamo un pochino aspettarci, un pochino. Guarda, intanto io so perfettamente che sono uno scemo, nel senso che andare a parlare in maniera così autoriale del mio lavoro lo capiscono 20 persone. Perché è estremamente dentro un linguaggio, però è un linguaggio che ho avuto fin dall'inizio, che poi è quello che tra l'altro tu cominciasti a vedere fin dall'inizio, no? Perché io, quando ho iniziato le serie, io non ho mai visto YouTube come qualcosa che va in obsolescenza, quindi tutto fa parte di un percorso e tutto non deve mai meritare una cancellazione, quindi deve essere completo e servire a qualcos'altro. Quindi io non ho messo 3.0 a caso perché fa fico, presumendo che il 2.0 era quando ho cominciato a fare le effigi, quando ho iniziato ad aprire il secondo canale, quindi a diventare un pochino più eterogeneo, certo. Parlando anche di critica e divulgazione, il 3.0 dovrebbe essere una forma di maturità che non avrei mai potuto raggiungere prima, sia per consapevolezza della piattaforma, sia per quello che posso fare. Ossia, mi toglierò... Ecco, queste sono cose, in realtà, un paio di queste cose non le mai dette a nessuno, se non ai patron specifici in alcune situazioni. Perché una delle cose più dolci, devo dire la verità, strane, perché vedo anche in giro cose molto diverse, rapporti molto più freddi o contemporaneamente, se non freddi, comunque più accesi nei confronti del bisogno, della richiesta. Cosa sto dicendo? Che il mio rapporto con i crowdfunder, chiamiamoli così, con chi mi supporta direttamente,
è molto molto particolare, molto speciale. Io l'ho vissuto molto male per anni, perché prima di avere l'idea e il consiglio di aprire un Telegram in cui tutti possono iscriversi e parlare direttamente con me, qualunque cosa pubblicassi su Patreon, qualunque anteprima, qualunque forma di reward o di aggiornamento o di investimento pubblico, nessuno commentava. Nulla. Oddio. Ma non c'erano. Cioè, non è che se ne andavano, aumentavano, ma nessuno, neanche i cuori su Patreon. Non c'era. E io dicevo, io la vivevo così male. Cioè, però, cioè, se ci fosse, hanno la mia email, hanno il mio contatto, Patreon ha una messaggistica. Ma ci sarà, ma se ci fosse malcontento di qualcosa, non lo so. Merda. E la vivevo malissimo. In realtà, e poi tramite anche il Patreon Telegram, che anche lì sono morti tutti. Io pensavo, se apro questa cosa sarò felicissimo, ma sono centinaia di persone alla fine. Ma sembra di stare in una sala di un silenzio. Ogni tanto qualcuno chiede qualcosa e c'è una discussione pulitissima. Cioè, praticamente c'è persino un paio di moderatori, una moderatrice, guardano, ogni tanto dicono unite i messaggi, ma non... Oh. È un rapporto strano, perché in realtà è una cosa quasi onirica da dirsi, perché a me piace offrire un servizio a livello proprio di contenuto. Non chiedono nulla, cioè mi supportano perché si interessano a questo percorso e hanno già quello che gli serve attraverso il mio lavoro, ma neanche la festa mi fanno quando arrivano le anteprime talvolta, ed è una cosa dolcissima, perché in realtà alcuni, cioè se sono appassionati alla serie, no? Però alcuni sono attivi, si sono affezionati al rapporto, ma solo dopo Telegram. Prima c'era questo silenzio, ed è una cosa da una parte fantastica, proprio perché vuol dire che non sono lì per avere un qualcosa che non sia già il motivo per il quale supportano. Però contemporaneamente mi metteva una certa ansia, e questo mi porterà, in questo 3.0 in realtà, a in quello diventare più tecnico, ossia in cosa? Al di là di quello che saranno i reward, eccetera, che quello è una cosa separata dal discorso, che è scontata, ma la vado a perfezionare, ci sarà un rework della comunicazione, ossia ho intenzione, visto che loro sono i primi, appunto, diciamo che il 75% delle conversazioni sono giocosi insulti a me perché sono un imbecille nel fatto che non sono imprenditore, che non spammo i link, come si chiamano quelli, i referral, che non pubblicizzo il Patreon, che non faccio questo, non faccio quell'altro. Non sono estremamente attivi in questo. L'unica cosa che ho intenzione di fare, però, effettivamente, ma l'unico modo che ho per farla è proprio darle un gradino, ossia come un cambiamento concreto, adesso siamo nel 3.0, posso cambiare questo, è come fanno pressappoco anche persone pazzesche alla Mark Brown, eccetera, eccetera, alla fine di un video importante, non tutti, alla fine dei video, nella ending, non soltanto mettere le schedine dei video, ma in background ringraziare i Patreon, invitare al fatto che esiste e così via. Questo sarà, certo, uno di quei... si parla di linguaggio, in altre parole diventerò, nonostante non cambi nulla, perché... A me piace molto la forma personale di quello che è il mio lavoro, quindi anche se sto cercando di fare lo studio il meglio possibile, non voglio un fondale elegante, minimale. Io sono un po' pacchiano in certe cose, non c'è ombra di dubbio, però mentre inizialmente con la stanza pensavo che fosse una cosa negativa, in realtà quando mettevo dei fondali non apprezzavo, quindi è complicato fare un bel fondale, ma deve essere un fondale che porta a comunicare già la persona che ti sta parlando, sia a livello professionale, sia a livello intimo, quindi ci sarà da lavorare un po'. Però ci sarà questa evoluzione un po' più di linguaggio, quindi sì, si parla, si va a discutere del fatto che il Patreon esiste, ma nei finali. Mentre nel contenuto, ecco, lì comincia un percorso che sarà sicuramente un lento bombardamento, ma che va a vedere un po' dove si può arrivare. Perché la cosa principale che accadrà, il fatto che io non ci sono ancora è perché mi sto appunto liberando di tutto ciò che è il passato. Okay. Una volta concluso quello, le cose che sono in divenire ma non ancora cominciate continuano, cioè io sono le anime come sono le effigie, l'anima oscura 3 ci sarà, l'anima degli prosegue che è stata messa ignatus per questo, eccetera eccetera eccetera. Quindi
Quello che si andrà ad aggiungere è principalmente per un lungo periodo meno anime e più effigi per far capire. Poi okay. ci sarà, per dire, so che è una lungimiranza che sembra scema, ma nel 2022 sarà tutto equilibrato. Se tutto va bene... Scusami? Sapevo che sarebbe successo questo. questo è un progetto decennale. Come... sì. Nel 2022 dovrei avere la perfetta equilibratura anime ed effigi al ritmo costante con tutto già anziano, in maniera tale che ti spieghi perché sembra un po' lunga. Ma guarda, tu potresti parlarne con tutti i nostri colleghi e anche con alcuni dei miei iscritti e sapere che questa cosa del 2022-2021 la dicevo già da anni, cioè perché ho tutto in testa, in quanto inizierò ad aggiungere il format praticamente il più importante che sarà l'unico, cioè il più importante fra quelli che saranno a cadenza fissa o okay. semifissa, ossia quella che è l'effigie delle news, che non è una divulgazione della lista della spesa, che è un servizio utile ma che non voglio fare io, in cui dico cosa è successo durante tot settimane o due o tre a seconda certo. di che cosa succede, però vado lì a fare un'inquisizione, una discussione, un'argomentazione di quelle che reputo possono dare un interesse che io stesso guarderei, perché ragiono sempre in quel metodo, e diventerà una cosa che esattamente, come ho detto poco fa, anche se va in vecchiaia, perché certe novità non diventano più, non diventano più tali, e questo va a importare meno, nessuno magari lo andrà a fare, ma io ragiono in questo modo perché so che lo farei, qualcuno potrebbe dire, ma di quell'evento del 2020, che cosa pensò? Del 2019, che cosa pensò? Ah, era il 17° episodio dell'Effigie delle News, andiamo a vedere. E questo mi permette, una volta che ho un po' di fondamenta di questa effigie, di queste informazioni, di questa mia divulgazione critica, eccetera, posso tornare a fare di nuovo più concentrazione, perché non vado a togliere le anime, però le vado un attimino a rallentare, le vado un po' a riequilibrare, poi si va, l'onda d'urto si stabilizza ed è fatto. Cazzo, quindi tu avevi una visione tipo nel 2014, no, fino al 2000... No, la visione è arrivata nell'istante in cui ho... Beh sì, no, nel 2014... Quando sì. hai iniziato a... fare sul serio, sì. Esattamente, quindi avevi la visione del 2022, ma non l'hai posticipata, è rimasta 2022? Quindi già sapevi? No, è stata posticipata a causa del 2016. Cos'è successo? Il 2016 è una cosa che mi diverte molto, che sono riuscito, perché poi non spiegare, che sono riuscito ad ottenere, è una coerenza e una concretezza anche nel negativo e nell'incidente, ossia so perfettamente quando qualcosa è andato storto e so che per fortuna non lo è andato più, se non ovviamente il trasloco che era, grazie al cazzo che era lenta, la gente magari non lo capisce, ma avevo raccontato il perché. Cos'è, no? Scusa, non mi ricordo, cos'è andato storto nel 2016? No, nessuno che non abbia seguito tutto uno a uno e nessuno che non abbia parlato direttamente con me può capirlo davvero, perché okay. nel 2016 è successo che io ho dovuto scontrarmi con una realtà che in realtà da ex dipendente non potevi immaginare. Ossia, una volta che diventi imprenditore di te stesso e tutto ciò che fai dipende da te, una persona come me, che aveva questo piano in testa, l'ha voluto fare subito tutto. Quindi cos'è successo? Che io ho aperto Pureia okay. e ho fatto partire 4 serie. Nel mentre, proprio contemporaneamente, ma non perché ero scemo, ma perché ho pensato, devo far capire che il canale secondario è questo, una forma diversa di linguaggio del gaming, però dietro le quinte più giocoso e soft, anche se adesso l'ho un po' impreziosito, infatti si potrebbe dire che Pureia è al 2.0, ma fa parte di tutto. Okay. Ora i video sono elaborati, post-prodotti, ma comunque giocosi e let's play, quindi dietro le quinte, il behind the curtain, però devono capire che non sono let's play pur parlé, hanno una loro metrica, ogni playlist avrà un motivo d'esistere, e quindi ne faccio 4, tutte diverse fra di loro, così si fanno un'idea. Infatti per me la cosa più preziosa, il motivo per il quale SNM 3.0 sarà anche avvantaggiato, in qualche modo guidato da questo, è che quasi tutte le mie playlist hanno già un capitolo 1 completato e so che è un ottimo documento per capire di cosa si parla, per le prossime e così via, è molto preziosa questa cosa per me. Ora, fare questo, nel mentre però non ho detto quest'anno faccio Pureia, eccetera, perché... Si vive, guarda, Karim, se non lo sai tu, si vive nel terrore del fatto che se fai qualcosa, anche se hai le idee molto chiare, l'altra potrebbe morire o essere confusa,
o in qualche modo appassire, appunto. Quindi ho pensato, bene, faccio questo, però intanto non posso minimamente fermarmi dal fare tutto ciò che era Maiko, quindi l'anima, l'inizio dell'effigie, eccetera, eccetera, eccetera. Questo ha portato a un patatrack cosmico, perché nel 2016 io, tra l'altro, facevo un video let's play al giorno pubblicato, cosa che poi è cambiata perché ho capito che era anche una delle cause del suicidio produttivo, perché ho prodotto 500 video quell'anno, mi pare. Qualcosa del Porca genere. miseria, Non Michele. mi ricordo che un utente, anzi, a volte ci sono, ci sono sì, i subumani, chiamiamoli, non posso chiamarli in maniera diversa, però chi ti critica anche ferocemente, magari ti odia, se riesci a farlo andare un po' nel profondo, magari scopri che non è uno di quei subumani, è davvero qualcuno che ha un astio per qualcosa e poi te lo spiega e ti tira fuori dei dati pazzeschi che tu non avresti mai pensato di poter vedere. Cioè, su questo forum c'era un ragazzo che mi ha fatto: tu hai pubblicato questi video? Bah, io ho fatto: che figata, fammelo anche l'anno prossimo. Ed erano qualcosa di 438, non mi ricordo, ma tanto, tanto, cazzo. E praticamente ho fatto così tanto, però in realtà, quindi io non è che ho. E l'incidente è stato che ho lavorato poco. Mi sono rotto il culo come sempre, però nel modo sbagliato, perché non ho portato avanti il progetto, ho solo aiutato Pureia, ma Pureia è secondaria, quindi non aveva bisogno di quell'aiuto. In realtà ci sarebbe arrivato comunque. E quindi l'Anima Oscura 2, per esempio, quell'anno ha avuto tipo 3 episodi, a differenza, perché la gente si confonde col fatto che se mi ci concentrassi uscirebbero velocemente. Non è così. Semplicemente un video come un contenuto come quello che ci mette 2 settimane a uscire, 3 è ovvio, che però diventano 3 mesi a causa di quell'anno, eccetera. Quindi quell'anno ha spinto proprio aggressivamente tutto avanti, perché ho dovuto io capire cosa stavo facendo, correggere il tiro, riprendermi a livello proprio organizzativo, e poi infatti il 2017 è stato perfetto. Il 2018 doveva essere perfetto, però poi, per fortuna o per sfortuna, in realtà sono entrambe le cose, ma il bene è superiore, ho dovuto trasferirmi e quindi i progetti che avevo per l'autunno si sono spezzati e ho dovuto fermare tutto e fare questo processo di puliamo le cose. Ok, hai riassestato, infatti hai accelerato con l'Anima Oscura 2, se non mi ricordo male, un bel Anche con po', l'ultimo episodio, sì. un bel po', sì. Adesso stai per concludere l'anima del roleplay. Ok, Quella è conclusa off-screen. quindi hai registrato tutto. Ieri ho finito, Ok. adesso quello che manca sono alcune cose incredibilmente noiose, scomode, perché fanno parte di una mia convinzione proprio di Pureia 2.0, eccetera, che parlo cose che non capirà mai nessuno, però ho questa mentalità scema io, però alla fine fa tutto parte di quel 3. Il canale secondario è un po' evoluto, quindi è diventato post-prodotto e non soltanto finiamo il gioco, bensì chiudiamo il gioco, e ho lasciato in sospeso, pirla, tutto ciò che è effettivamente un po' noiosamente superfluo di Shadow of the Colossus Remake. Io devo andare a raccogliere le monetine per far Ah, vedere ok. qual è il contenuto extra, e lì mi ci devo mettere un secondo perché Beh, sta da certo. fare. E poi, cosa, l'unica cosa veramente lenta, veramente stupida a livello imprenditoriale, a livello YouTube, a livello di tutto, ma che mi rappresenta, è che il finale dell'Anima della Scoperta 3, ho già finito la 4, la 4 è finita, la 3 no, è un normalissimo PvP con i ragazzi che finalmente potrò fare più serenamente, ma soprattutto, essendo il finale di una serie principale, ha un game music video dopo. Ho una Ah, giusto, canzone è vero. È vero. ha un game music video, che sono quei video che anche dopo anni magari li vedono in 10.000 persone, che non sono poche, però in termini youtubici bla 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 non va bene, perché sono una subcultura estremamente di nicchia, ormai disgraziatamente morta, perché Sì. tutti hanno fretta. Gli MV, tutti gli MV di alta qualità dell'epoca d'oro ci mettevano un mese a essere prodotti, Eh beh, grazie al certo. cazzo. La gente ormai guarda gli anime. Ho scoperto che guarda gli anime a 1,5 a 2 per guardarli più in fretta. Ci sono alcuni forum, alcuni Mamma. gruppi. No, no, Karim, tu lo sapevi? Mamma. Sapevi che c'è gente che guarda 2 anime alla volta su 2 schermi? Ti giuro, esistono. Michele. Esistono. Esistono. È Allora, se incredibile. poi riescono effettivamente a capire tutto Però sono quanto, tanto di sicuramente. cappello. Ma infatti questo, da una parte, è grazie al fatto che il 90% degli anime sono piatti al punto che non sai, se perdi 2/3 di un dialogo non succede nulla. Ma quello che capita è che lo fanno per star dietro al fandom, per poterci partecipare, che è una cosa bella, ma contemporaneamente. Infatti, questa cosa io l'ho scoperta tramite un ragazzo bravissimo che si chiama Geekook, che ha un canale in cui dice, denunciava questa cosa non come negativa, semplicemente come lo fate, e a un certo punto ha fatto una parte del video lui a 2x, per fottere chi lo stava guardando 2x. Così diventava 4, non capivo un cazzo. 4, esatto. Bravo.
bravo. Bravo, infatti. E quindi, ok, e dovrò fare quel lavoro e non lo farò mai in un pomeriggio, tanto chi se ne frega. Eh no, e lì butterò, okay? È investirlo per me, ma è buttare, tra virgolette, il tempo, sia per premiare i ragazzi che hanno composto, perché mentre la prima l'ho chiesta di utilizzarla, e le altre canzoni sono scritte, montate e composte per me. Quindi devo premiare i ragazzi che mi hanno composto la canzone di Dark Souls 3, montarla al meglio che posso, e lì è fatta. Però è... Beh, certo. Certo. Beh, dai. Cioè, dai. Allora, speriamo che sia un po' prima del 2022, Michele. No, per... ma... L'assestamento, no, ovviamente. L'assestamento. Sì, esatto, perché prima non potrò fare neanche una vacanza. Certo. Però. Tu devi assolutamente stare più sul pezzo, però, Michele. Esatto. Tu sei uno scemotto. Cazzo, che sì. Hai anche visto, mi ricordo che ti sei accorto quando le pochissimissime volte sei stato sul pezzo con gli argomenti, quindi quando è uscito God of War hai fatto un video su God of War e ce n'era un altro, se non mi ricordo male, sì, nello, sì. Nello stesso... sono stato sul pezzo con God of War e Monster Hunter. Monster Hunter, sì. E hai visto che, porca miseria, se cambia, solo proprio base a livello di numeri. No, è incredibile. Remastered Remake anche, sì, era andato. È vero. E che, porca miseria, perché veramente, allora, i contenuti che, ne parlavo spesso in chat, i contenuti che guardo io negli ultimi due anni internazionali, sì, sono analisi. Analisi. Cioè, io guardo video perché adesso l'abbiamo visto tutti, i contenuti da... un'oretta, 40 minuti, adesso sono molto comuni. E sono tutta gente che ci mette un mese per farti un video solo, dove analizza... Io seguo, non so se lo conosci, si chiama Joseph Anderson. Joseph Anderson ha fatto analisi, ne ha fatto pochissimi video, ne avrà fatti una ventina. Ma sono tutti singole analisi di interi videogiochi, dall'inizio alla fine. Tipo, recentemente uno degli ultimi video era... la completa analisi di due ore, un video di due ore, dove analizza Super Mario Odyssey. Dall'inizio alla fine. Lui è uno di quei pazzi che per vedere quanto tempo ha perso con ogni animazione di quando tu con Mario prendevi una luna, le ha tagliate in Premiere, le ha messe tutte insieme per vedere quanto avrebbe... Perché lui ha registrato tutte le ore e ha tagliato tutti i pezzi dove prendeva le stelle per vedere quanto tempo ha perso soltanto con quell'animazione lì, per farti capire. Magnifico. E anche... cioè, stando sul pezzo è anche proprio bello, cioè tu lo aspetti, tipo le tue analisi per quanto mi riguarda, io le aspetto perché mi interessa sapere anche opinioni con cui non sono d'accordo, ma va bene perché è un'analisi, quello deve essere anche un po'. Esatto. Ma porca miseria, Michele. È per questo che sto, per non sentirmi, e questa è una cosa estremamente sciocca, ma contemporaneamente so che non la riuscirei a vivere bene, non riesco a essere furbo in maniera pianificatoria attuale, proprio in tempo reale. Io devo chiudere le cose che sono in sospeso per non sentirmi fuori dalla mia etica professionale, chiamiamola così. Certo, anch'io odio chi non finisce le serie. Maledetti! Però l'effigie delle news è l'inizio dello stare sul pezzo, è questo il fatto. È un'inizio, sì. Infatti ho visto anche, per esempio, io ho fatto una cosa che appunto è stata... ho voluto utilizzarla come terremoto anche... lì è stata la prima volta che l'ho fatta per scelta e non per conseguenza di come sono, mentre tutti i miei video precedenti erano nati e avevano quella durata perché sì, perché ritenevo che fosse giusto. Quello che sto per dire adesso invece l'ho fatto consapevole che era, tra virgolette, esagerato, ma era esattamente quello che volevo che fosse, che continuerà ad essere, ossia... quando ho fatto il video l'effigie sulle tre, sono 2 ore e 40. Sì. Però è un qualcosa che non devi andarti a cercare, ma di quello annuncio cosa ne pensa, come cosa scrivo, annuncio Forza Horizon 4, no, è nelle tre, è lì. Questa è una cosa che dovrebbe dare l'idea di quello che posso fare dopo, però sì, devo sta da fare. Vero, è un pochino. Poi ovviamente non ti dico farlo uscire lo stesso giorno. No, perché... no. Perché si tratta di discussioni e non notizie, è successo questo. Esattamente. Cioè, non farò Young Yeah, però contemporaneamente... è sì. Comunque un'analisi, quindi il tempo, esatto, ci vuole. Però quella, vabbè, ma quello già ne avevi parlato anche tu, quindi voglio dire. Io sacro che avevi ragione.
Lo vediamo un po' tutti. Però comunque la cosa dei contenuti un po' più lunghi ne parliamo spesso ed è vera. Tra l'altro, visto che anche contenuti simil podcast stanno andando molto bene, ho visto che due tue, diciamo, interviste, non credo fossero vere e proprie interviste, ma comunque due tuoi interventi, uno con Tanzen e uno con Dadobax, se non mi ricordo male, sono entrambi quasi nuove tipologie, che in realtà sono vecchie come la radio, tipo di contenuti, però stanno venendo un po' fuori, perché la gente si è accorta di avere un sacco di tempi morti che o copri con la musica o copri con i podcast, anche se un sacco di gente, devo dire, non sa esattamente cosa sia un podcast. Poi mi dispiace, perché effettivamente sembrava una di quelle cose che stesse sparendo piano piano, e invece è tornata alla stragrande, incredibile, soprattutto in America. Sta cosa. In America i comici americani, se non fanno spettacoli, fanno podcast, è incredibile. Ma strapagati, Michele. Cioè, hanno pensa che c'è quello di cui parla sempre Montemagno, Joe Rogan, e lui all'inizio dei suoi podcast avrà un quarto d'ora di sponsor, Michele. Io ascolto i suoi podcast andando in ufficio, e sono tipo 2 chilometri, e io non riesco ad ascoltare niente. Cioè, in quei 2 chilometri è solo solo sponsor. Ma roba che non ha idea. Anche H3H3A avrà 10 minuti di sponsor davanti. A volte faccio fatica ad arrivare avendo ascoltato un pezzo di podcast vero in ufficio. Ma comunque... inimmaginabile qui. Ti giuro su Dio, è una roba pazzesca. Comunque, io sono stracontento di come è andata questo primo episodio. Era un test, ovviamente, anche a livello grafico è un test. Felice di essere cavia. Assolutamente. Quindi, grazie mille, Michele, ci siamo divertiti da morire. Grazie per le anteprime del SNM. Grazie a te per avermi offerto lo sfogo. Visto? E sono qui apposta. Io sto zitto e annuisco per un'ora. È il mio lavoro. Grazie mille, Michele. Grazie mille a tutti quelli che hanno seguito. Io adesso lo dico solo a voi. Stacco e riattacco in modo da lasciare questo pass broadcaster da solo, va bene? Grazie ancora, Michele, veramente, gentilissimo. Grazie a voi. Io torno subito.